Assessore Torrenti, una mostra che sta avendo grande successo con oltre 5.000 visite. Sì, è una mostra che ha un grande successo, come speravamo e ci contavamo, anche un successo diciamo superiore alle aspettative. Credo che una delle chiavi di lettura sia proprio quella che non è una mostra solamente su Maria Teresa, sulla sua figura importantissima, ma anche sulla storia della nostra città, una mostra che permette di leggere la storia degli ultimi 250 anni della nostra città in modo preciso, inedito e sorprendente, perché credo che anche molti triestini diciamo in qualche modo qui scoprono molte cose che non sanno. Credo quindi il segreto un po' della mostra credo che sia proprio in questa capacità di riuscire a far comprendere un'evoluzione di una città che ha avuto un forte progetto iniziale, che si è evoluta in modo coerente in una situazione che cambiava nel tempo ma che cresceva continuamente, e questo credo che sia stato uno dei segreti di una mostra che funziona. Dimostriamo i traffici, i rapporti con le altre aree del Mediterraneo, in modo particolare col Nord Europa, e tutto questo risulta molto interessante e di buon auspicio anche in qualche modo per l'attrattività turistica, nel senso che io credo che le persone che vengono a Trieste si sorprendono dall'architettura, che è un'architettura, come dire, severa e diciamo austriaca, però sul Mediterraneo, su un'acqua calda, diciamo, ecco, forse non riuscivano a comprenderla attraverso diciamo queste modalità che la mostra propone, soprattutto sui due tavoli interattivi. Credo che ne capiscano di più e questo credo che sia una ragione di interesse. Che cosa ci ha lasciato Maria Teresa? Ma intanto l'idea del suo coraggio. Maria Teresa era una donna coraggiosissima e soprattutto aveva capito che le riforme rafforzano in quel caso il suo potere, non lo sminuiscono. E questo suo coraggio, unito con la convinzione che le riforme potessero rafforzare il suo regno, ha fatto sì che sia stata una delle più grandi sovrane della storia. Questa mostra è un'occasione per ricordare questa eredità. Questa mostra è un'occasione per ricordare l'eredità appunto di una grandissima sovrana, ma è anche l'occasione per riflettere su un modo di gestire il potere. Certamente allora parliamo di poteri assoluti, però c'erano delle visioni a medio e lungo termine, delle visioni per cui si poteva, come si dice, buttare il cappello oltre l'ostacolo rischiando grande opposizione. E questo Maria Teresa l'ha fatto nella sanità, nell'umbaristica, nella giustizia, nell'amministrazione, moltissimo. E in questo senso, secondo me, dà un tono che se fosse accolto anche oggi da chi ha la possibilità di gestire il potere, di guardare alla visione di un paese, sarebbe una lezione utile.